Bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige TV e bentornati a una nuova edizione di TG Daily. Vediamo insieme le principali notizie del giorno. Schianto fatale, è questo il titolo di apertura del quotidiano Daily Verona. È di una vittima il bilancio del tragico incidente avvenuto a mezzogiorno a Brenzone sul Garda. Secondo le prime informazioni, un centauro si sarebbe schiantato contro un cancello. Sul posto ambulanza ed elicottero, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Andiamo avanti, spostiamoci alla cronaca italiana. Istat, nel 2050 in Italia 4 milioni di residenti in meno. Si prevede inoltre una prosecuzione della diminuzione delle coppie con figli. Tra 20 anni, segnala infatti Istat, più di una famiglia su 5 non avrà figli. Andiamo avanti con un'iniziativa degli psicologi veneti. L'Ordine delle psicologhe e degli psicologi del Veneto ha infatti ideato 2 podcast, Informalmente e OPPV Academy, per una psicologia accessibile a tutti. Andiamo avanti con la cronaca, questa volta locale: violenta grandinata in A4, parabrezza distrutti tra Verona e Vicenza. Una violenta grandinata ha colpito nel primo pomeriggio l'area tra Verona e Vicenza, causando danni e disagi, soprattutto in autostrada. Andiamo avanti con la cronaca locale. Era ricercato in Germania, trovato a Bardolino con droga e armi. Arrestato e portato a Montorio, un cittadino tedesco fermato dagli agenti. Era ricercato in Germania per omicidio doloso e furto. In auto aveva diversi tipi di droga, 3.800 euro in contanti, una pistola con la matricola brasa e armi da scasso. Andiamo avanti sempre con la cronaca locale. Servizi educativi 06, in vigore il regolamento unico. Un cambio epocale frutto di un importante percorso di confronto e di dialogo fra consiglieri comunali, circoscrizioni, sindacati e rappresentanti dei genitori. Il testo unico raccoglie 3 storici regolamenti del Comune di Verona, il più vecchio del 1984. Andiamo avanti con Verona in prima linea contro l'abbandono degli animali. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con le guardie zoofile OIPA e si rivolge non solo ai proprietari di animali ma a tutta la cittadinanza per promuovere il rispetto e la protezione degli amici a 4 zampe, specialmente in queste settimane di caldo elevato. Andiamo avanti sempre con la cronaca, ma spostandoci nei quartieri. Castello di Montorio, terminati i lavori di recupero dei terrazzamenti. Completati appunto in questi giorni i lavori di recupero dei terrazzamenti al Castello di Montorio, all'interno della Bastia, con la realizzazione di muri di sostegno di pietra a secco. Andiamo avanti con un'iniziativa sempre nei quartieri scaligeri. Questo weekend spettacolo di danza al Parco Santa Toscana. Sabato e domenica Chiara Frigo, ispirandosi alla figura della Dark Lady shakespeariana, darà vita infatti al progetto di arte partecipata Blackbird. Andiamo avanti, spostandoci però in provincia. Sicurezza, impianti termici. A settembre i controlli a campione. Controlli su sicurezza e rendimento energetico degli impianti termici civili di climatizzazione invernale ed estiva nei comuni scaligeri con meno di 30.000 abitanti. Andiamo avanti, rimanendo però in provincia, con Mini Valpo, piccoli cittadini crescono. Boom di iscritti a Mini Valpo, la città dei ragazzi della cooperativa Ermete. Dal 22 luglio al 2 agosto infatti i più giovani sono impegnati a vivere in una piccola città degli adulti. Andiamo poi avanti, spostandoci alla sezione economia, con Volkswagen Group Italia, fatturato 2023 su del 17,4%. L'azienda ha registrato un notevole incremento delle performance finanziarie operative nel 2023, con un fatturato di 7,49 miliardi di euro e un risultato netto di 70,44 milioni. Andiamo avanti, restando in ambito economico, con Giovani e Territorio. Cari Verona lancia un questionario per Gen Z e Millennials. Fondazione Cari Verona, in collaborazione con Upskill 4.0, lancia un progetto di ricerca per indagare i fattori che rendono attrattivo il territorio per le nuove generazioni.
Andiamo avanti restando sempre in ambito economico con Paving Show and Congress, a marzo l'appuntamento a Verona Fiere. Paving Show e Congress, in programma a Verona Fiere il 12 e 13 marzo 2025, è la mostra convegno riservata agli operatori del settore delle pavimentazioni stradali e che anticiperà il debutto della rassegna all'interno della 32esima edizione di Samoter, in programma dal 6 al 9 maggio 2026. Andiamo avanti con Intesa San Paolo, prelievi gratis nei punti Money abilitati per i clienti. Intesa San Paolo amplia infatti la possibilità per i propri clienti di prelevare gratuitamente su tutto il territorio nazionale in modo comodo e sicuro presso i punti vendita abilitati della rete di prossimità Money. Andiamo avanti con un'altra notizia di economia. DM sostiene le donne e diventa partner di Fata Onlus e Fare per Bene. DM sostiene le associazioni partner Fata Onlus e Fare per Bene tramite la fornitura per un anno di prodotti per la cura della persona, sostenendo il benessere delle donne che si rivolgono nello specifico a queste associazioni. Andiamo avanti poi con lo sport. Hellas Virtus in campo a Folgaria. Terzo test per i gialloblu di Paolo Zanetti oggi pomeriggio. Al centro sportivo La Pineta di Folgaria, Lazovic e i compagni sfideranno la squadra di Gigi Fresco. Andiamo avanti sempre con lo sport internazionale di tennis, agli ottavi Pellegrino e Gasquet. Il primo turno del torneo ATP Challenger Tour 100 si conclude con la vittoria di Pellegrino e Gasquet. Passano agli ottavi anche Maestrelli, Bueno e Arnaboldi, tra i big Krajinovic. Andiamo avanti sempre con lo sport. Mattias Bonafede è il nuovo difensore del Chievo Verona. Conosciamo tutti la storia e l'importanza di questa squadra. A livello personale spero di fare una grande stagione, ha affermato il difensore classe 2005. Andiamo avanti con gli spettacoli. Toccati a settembre, torna il Festival Internazionale dei Giochi in Strada. La nuova edizione dal 13 al 15 settembre sarà caratterizzata da due grandi novità: il trasferimento sperimentale di tutte le attività nel quartiere di Veronetta e la presenza per la prima volta di giocatori e giocatrici da tutte le regioni d'Italia. Andiamo avanti sempre con gli spettacoli. Weekend all'Opera, Carmen, Aida e l'ultima Bohème. Giovedì 25 luglio la coppia di stelle Alagna-Kurzak per la Carmen di Marghen. Venerdì 26 luglio invece il turno dell'Aida di Cristallo, diretta da Daniel Oren. Sabato 27 luglio ultima rappresentazione della nuova Bohème firmata da Signorini. Andiamo avanti sempre con la nostra sezione spettacoli. Nietzsche nell'Antropocene, 29esima conferenza internazionale a Verona. La conferenza internazionale della Friedrich Nietzsche Society dal 25 al 27 luglio si terrà presso il Polo Zanotto con l'intervento di 80 esperti. Andiamo poi in conclusione con la nostra sezione community. Insonnia, in Veneto si dorme poco e male, lo dice la psicologia. Sonno disturbato, calo delle capacità cognitive e irritabilità. Il Veneto registra la percentuale più alta d'Italia, pari al 79,4% di insonnia, tra le cause figli e lavoro. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige TV.